Buongiorno, nave 6 ottobre 2024, quarta edizione del cross country, diciamolo non olimpico ma quasi, qui ai piedi della Maddalena, in cabina di regia gli amici di Tiziano Stefana, che dire, penultima prova di Francia Corta Olio Cup, naturalmente 2024, e soprattutto direi proprio una giornata un po' uggiosa, ha piovuto ieri, sicuramente gli atleti troveranno un po' di umidità e un po' di fango, ma soprattutto sono pronti per chiudere in bellezza, perché sabato prossimo, il 12 di ottobre, andrà in scena l'ultima tappa di questo meraviglioso Francia Corta Olio Cup, che anche quest'anno ha fatto centro. Pochi istanti, la partenza. Ci siamo pochi istanti allo start per questa quarta edizione di Stefana Bike qui a Nave. Primo cittadino di Nave, il giovanotto, il giovanissimo Franzoni. Dico bene? Buongiorno sindaco, siamo in imminenza della partenza, mi raccomando, sintetico. Assolutamente, super sintetico, mi fa molto piacere che ci sia questa gara, è uno sport che sta scoprendo una forte vitalità anche sul nostro territorio, sui nostri monti, le nostre montagne sono meravigliose, grazie a Giada e Tiziano, due cittadini di Nave meravigliosi che insomma organizzano questa gara, speriamo si ripeta, molto volentieri noi accoglieremo le altre edizioni. 150 atleti non è poco, anzi vi assicuro che nelle gare è un numero molto importante, quindi grazie anche per il giovanotto. Bene, allora andiamo da una giovanotta che tra l'altro è anche consigliere, dico bene, nel comune, una giovanotta a tutti gli effetti, si chiama Giada ed è naturalmente la figlia del Deus Ex Machina, che è Tiziano Stefana. Giada, buongiorno. Buongiorno, niente, grazie mille a tutte e tutti per la partecipazione, siamo molto contenti che questa edizione della gara si possa svolgere con il sole quasi, però insomma ci sono tante persone che stanno partecipando, speriamo che vi divertiate, noi ci siamo divertiti ad organizzarla per voi, ringrazio tutti gli sponsor e tutti quelli che ci hanno dato una mano, buona gara e buon divertimento a tutti. Da Giada andiamo dal babbo Stefana, Tiziano, ricordiamo in questa quasi edizione anche due persone meravigliose che sono Marco Pennini e Jean Possi, e soprattutto con un buon numero, poi daremo la parola a Pasino per questa penultima tappa di Francia Corta Olio Cup. Buongiorno Tiziano. Sono contento di essere riuscito a rimettere assieme di nuovo la gara dopo i 3 anni, purtroppo dopo il Covid e dopo il mio infortunio che fortunatamente si è non troppo grave, come però oramai quasi risolto, perché mi hai detto che stai pedalando già. Grande Tiziano! Pedalando, e ringrazio tutti i partecipanti e soprattutto i ragazzi che ci hanno aiutato. È da un anno che stiamo lavorando per riuscire a mettere in piedi questa gara di nuovo. Grazie a tutti e buona gara, e mi raccomando, attenzione un attimino, perché il percorso purtroppo il tempo non ci ha assistito come doveva, però tutto sommato tutto bene, dai, grazie mille. Bene, allora questo meraviglioso quartetto si chiude con il Deus Ex Machina Pasino Pigoli, oramai da alcuni anni in sella, non solamente della tua specialissima, anche tu comunque ti sei allungato perché hai avuto un piccolo, diciamo, infortunio, piccolo. Ci fermiamo qua, ma soprattutto anni che sei a capo di questa meravigliosa realtà che non è più provinciale, anche regionale, con ottimi risultati. Penultima tappa e andiamo a Cignone il 12 di ottobre, che dire, bravo Pasino, ma bravi tutti quelli che hanno organizzato queste belle tappe. Assolutamente sì, perché io devo ringraziare tutti, anche Stefana per primis, perché comunque dopo diversi anni che non sono riusciti a fare la gara l'hanno riproposta, a me fa molto piacere, perché ci tengo, perché il percorso dice la sua per questo circuito, quindi stamattina dobbiamo fare solo gli scongiuri per il tempo, perché di acqua ne è venuta direi abbastanza, per cui adesso non deve piovere, basta, per il resto
Io sono contentissimo del circuito, anche quest'anno è andato tutto bene. Abbiamo avuto un piccolo disguido per la gara di Cignone, che la dobbiamo purtroppo, l'abbiamo rimandata per il tempo, però dai, ce la facciamo anche quest'anno e poi siamo già pronti per l'anno prossimo, naturalmente, non si molla mai. Bene, allora MDV Channel è pronto per inquadrare la partenza, pochi istanti e daremo il via, è tutto. Silvio Mevio, e che vinca il migliore. Ricordati sempre che a noi Francia Corta Olio Cup ci piace. Naturalmente, questo è lo slogan. Ciao! Babbo,
Vai in fondo, taglia che lo prendo. Sono Nicola Ballini e vi aspetto nel mio studio di Torbre Casaglia. Sport è la mia vita. Per allenamento accetto i sacrifici e la fatica, ma solo io conosco il reale valore di tutto questo. Le gare, l'adrenalina, il confronto con le mie avversarie per puntare al mio obiettivo competitivo. Con lo sport ritrovo sempre me stessa. È lo sport che mi dà la forza e la mentalità per superare i limiti davanti a qualsiasi difficoltà.
Oggi ho vinto l'assoluta, nonostante la pioggia di ieri e dell'altro ieri, dei giorni scorsi, il terreno era fantastico, molto bella, peccato qualche tappo in discesa, però mi sono divertita un sacco. Complimenti a Tiziano e a tutto il suo staff per l'organizzazione. Prossima gara, sabato, Cignone, è un recupero.
Allora, cosa dire oggi? Giornata partita un po' freschina, percorso un po' bagnato, un po' infangato, però tutto sommato è bello da guidare, si riusciva a fare tutto in bici, è molto esigente anche dal punto di vista fisico perché c'erano delle salite veramente toste, rese ancora più dure dal fondo molle. E la gara è andata bene, sono partito bene cercando di recuperare più posizioni possibili nel giro di lancio, poi siamo rimasti in due, io e Cabrini, abbiamo fatto quasi tutta la gara assieme. Sull'ultimo giro in salito ho provato, diciamo, accelerare un po', ho preso un piccolo vantaggio e poi sono riuscito a tenerlo fino alla fine, quindi sono molto contento. E complimenti anche al tutto il team Stefana Bike per l'organizzazione del tracciato, della gara, del ristoro, e quindi complimenti, veramente tutto bello. Ciao, sono Andrea Cabrini, ho corso oggi qui a Nave nella XC della Stefana Bike, gara molto bella, peccato per le piogge dei giorni che l'hanno resa un po' viscida e più difficile, però percorso veramente bello e complimenti a loro per l'organizzazione. La mia gara è andata bene, dai, ho fatto il secondo assoluto, speravo di riuscire a vincere l'assoluto, oggi invece Francesco Mensi ne aveva molta di più in salita e mi è andato via l'ultimo giro e niente da fare, ho fatto il secondo. Complimenti a Francesco e complimenti all'organizzazione. Prossima gara penso sabato a Cignone molto probabilmente. Buongiorno a tutti, oggi grande gara qui in quel di Nave, organizzata da Stefana Bike. Complimenti comunque agli organizzatori che hanno messo comunque il tracciato in sicurezza più possibile, ho visto che c'è stata messa tanta segatura nelle parti più difficoltose del tracciato. La mia gara è andata, diciamo, bene, fine stagione, sto entrando in forma, meglio tardi che mai. Sono partito subito col giro di lancio, nonostante non conoscessi il percorso, con le prime posizioni, poi mi sono sfidato un attimino nel primo giro, intanto che capivo un attimo com'era, diciamo, il tracciato. Sul secondo giro poi ho affrontato la salita davanti e sono riuscito a staccare, diciamo, gli avversari che eravamo via in fuga. Purtroppo mi sono scappati, ma non avrei tenuto sicuramente il passo di Mensi e Cabrini, però ho concluso con un bel terzo posto. Bene, abbiamo terminato una giornata veramente memorabile, abbiamo ricordato due amici speciali che sono saliti in cielo da alcuni anni, Marco Pernini e Jean Possi, in questo quarto cross country targato Francia Corta Oglio Cup 2024. Prossimo appuntamento, la conclusione di questo challenge ben organizzato dal coordinatore Capesino Pigoli, sarà previsto per sabato prossimo, il 12 di ottobre. Qui abbiamo Tiziano Stefana che con Giada, la figlia, ha organizzato con tutto il team questa bella gara ai piedi della Maddalena, un colle, una montagna tanta cara ai bresciani e non solamente. Beh, un ringraziamento a tutti, mi ripeto però, a tutti i ragazzi che hanno lavorato durante l'anno per permettere di fare questa gara, questa giornata particolare in memoria anche di Marco Pernini e Jean Possi, e soprattutto un ringraziamento a chi ha partecipato perché oggi era veramente dura. Era dura perché stanotte ha piovuto alla grande e ha allentato tutto il tracciato. Comunque un tracciato che si è rivelato tecnico, impegnativo, duro, divertente, nonostante un po' di sapone su alcuni passaggi. Giada, che tra l'altro complimenti anche a parte il comitato organizzatore, ma anche come amministratore, come amministratrice, perché ovviamente hanno avuto parole di elogio sia il sindaco che l'assessore allo sport, e tu ovviamente fai parte del consiglio di Nave. Sì, purtroppo, allora, la pioggia non ci voleva, però non ho ancora il potere di cambiare il tempo, mi sto attrezzando, fra un po' ce la faremo, però ecco, la gara è comunque bella, vedo che le persone si sono divertite, che per noi era la cosa più importante, tanto impegno per fare una gara, ma anche tanta soddisfazione quando si vede poi la gioia negli occhi di chi ha partecipato, e quindi grazie davvero di cuore a tutti. Lo si vede perché sei sempre sorridente, Pasino, che dire, siamo oramai alla conclusione, tanti tanti anni di Francia Corta Oglio Cup, hai delle
novità per il 2025, ma soprattutto anche un discorso di solidarietà, perché hai già lì in mano qualcosa di importante, questi biglietti della lotteria che verranno proposti il 29 di novembre per il terzo tempo, cioè la premiazione di Franciacorta Leo Cup. Parte del ricavato sarà devoluto a Life, Team Life, Team Life di Concesio? Team Life di Chiari. E perché a Concesio organizzano la gara? Sì, esatto, la Wild Valtrompia che la organizzano, sei già stato tu un anno a fare lo speaker. No, e niente, quest'anno per il primo anno ho deciso di fare una cosa un po' diversa, perché purtroppo c'è gente che ne ha più bisogno di noi, e allora ho pensato di fare, visto che comunque è una serata che grazie agli sponsor, chi ci sta dando una mano, abbiamo dei bei premi per la lotteria, e quindi ho pensato di parte del ricavato va devolto all'associazione Team Life, che adesso inizieremo la prevendita dei biglietti, e la sera ci sarà l'estrazione lì alla serata finale all'auditorium Franciacorta a Corte Franca. Che dire, l'ultima tappa di questo meraviglioso circuito è in quel di Cignone il 12 di ottobre. Un bilancio di verifica in un minuto, anzi meno, 30 secondi. A bilancio lì, adesso purtroppo il percorso è stato un attimino rivisto, perché il fiume ha fatto danni sulle coste e hanno rivisto un po' il percorso, però un percorso comunque che ci permette di finire la stagione senza troppo un percorso troppo impegnativo, un percorso comunque che ci sta come finale gara. Doveva essere la loro finale gara, però vabbè, ci sta anche quella. Bene, allora, l'appuntamento è per sabato prossimo, 12 di ottobre, in quel di Cignone. L'olio, croce e delizia, ma soprattutto delizia questo Franciacorta Leo Cup. Cosa vuoi dire? No, cosa vuoi dire? Cosa ti ho detto prima? Ah, io non mi ricordo, tu è uno slogan. Sì, uno slogan. Franciacorta Leo Cup a noi ci piace. A noi ci piace, a noi ci piace. Ti piace? Ci piace tantissimo. Battista Merisio, il figlio, MTV Channel, è tutto. Ciao, Silvio Mevio, alla prossima.